Semplificazione e governo del territorio. L'Istituto Nazionale di Urbanistica, l'INU, ha organizzato all'Aquila oggi un convegno nazionale per trarre dalle più recenti esperienze di pianificazione sperimentate in diversi contesti territoriali, a partire dal sisma del Centro Italia del 2016, gli indirizzi per la definizione di nuove forme di pianificazione sostenibile. Tutto questo però inserito nel quadro della grande sfida del PNRR. Semplificazione perché il PNRR ha dei tempi stretti che però in genere non coincidono con i tempi della classica pianificazione, soprattutto in termini di burocrazia. Oggi parliamo di pianificazione in senso di accelerazione dei processi di formazione dei piani, perché il PNRR ci obbliga a rispettare delle scadenze che sono rapidissime e i tempi tradizionali dell'urbanistica sono troppo lunghi. Quindi parliamo di semplificazione, lo facciamo a livello nazionale, ma lo facciamo all'Aquila perché all'Aquila c'è una, come dire, una buona pratica, che è quella della ricostruzione e dell'accelerazione che il commissario Legnini ha impresso al processo di ricostruzione. Gli interventi al convegno sono stati numerosi e rappresenta anche il commissario straordinario Sisma 2016 Giovanni Legnini, che ha fatto il punto sul PNRR. Per l'attuazione del fondo complementare al PNRR dedicato ai due crateri del 2009 e 2016 siamo nella fase di pubblicazione dei bandi per le imprese, per il turismo, la cultura, le attività produttive, il partenariato pubblico-privato, le comunità energetiche, e siamo entrati nella fase relativa alla definizione e poi pubblicazione entro il 30 settembre dei bandi di gara per gli 840 progetti che abbiamo finanziato nelle quattro regioni. Si tratta quindi di un punto avanzato, con alcune difficoltà, criticità che ci sono, che dobbiamo rapidamente superare, soprattutto sul versante del progetto di connessione digitale, della realizzazione del treno a idrogeno ed altri progetti di particolare rilievo. Impianto normativo complessivo del PNRR ha introdotto elementi di innovazione che possono aiutarci anche per altri ambiti, anche per la ricostruzione. Ad esempio, la capacità attuativa che hanno dimostrato i comuni in questa circostanza è molto elevata. Intanto, in merito alla ricostruzione del Centro Italia, è attiva la piattaforma attraverso la quale i residenti dei comuni del cratere sisma 2016, percettori dei benefici di assistenza come il CAS e la SAE, dovranno dichiarare il possesso dei requisiti per continuare a usufruirne. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il prossimo 15 settembre.